Sesso in villa comunale, a tutte le ore del giorno, tra anziani ed extracomunitarie, giovani coppiette, ma anche omosessuali. Lo spettacolo che si presenta a quanti abitano al civico 439 di Corso Campano, stradina direttamente a ridosso della villa comunale, è davvero sconcertante. Succede che qua ci sono eshbaki, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Che fanno anche sesso sotto nella villa e si vede da noi. Non avete mai chiesto aiuto a nessuno? No, perché non sappiamo a chi ci dobbiamo rivolgere. Abbiamo parlato anche con loro con la villa comunale e ci hanno detto che poi provvedono e non vedono mai niente. Da quanto tempo va avanti questa storia? E io sono 5 anni che abito qua, quindi è 5 anni che già stiamo combattendo con loro. Si vede di tutto, senza vergogna. Si va a passare sul trasso dei navieri in qualcuno. Sulle panchine, bello, sdraiato. Cioè non vogliono neanche essere disturbati. No, 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 no. E guarda, questo fanno. Ma giovani o meno giovani? Ragazzi, se poi stanno i polacchi, via, ci non ne parliamo che cosa succede là dentro. Se qualcuno prova a protestare, poi ecco cosa succede. Mi hanno tirato con i capelli, mi hanno aggriffato, tutto in bocca. Ma chi? Sono 2 anziani. E perché? Non lo so. Ma ti dicevano qualcosa? Sì, mi hanno bestemmato. Senza una ragione. No. A peggiorare la già scandalosa situazione è l'assenza di manutenzione di verde pubblico. Alberi alti e poche disinfestazioni avrebbero infatti costretto i residenti a chiudersi in casa per evitare l'invasione di insetti. Tanto che sporca, che i figli miei hanno preso infezione sulla pelle, dalle piante e la trascuratezza della villa. Infine, i malcapitati denunciano anche l'assenza di bagni all'interno del parco, ragione per la quale spesso i frequentatori dello stesso si appartirebbero anche per i propri bisogni, rendendo così l'aria irrespirabile. Allora vengono a fare la pipì tutto qua sotto, e allora si sente pure l'odore, diciamo così. Più di questo, scusate, io sempre andavo in villa, che era proprio una comunità, non ci vado più perché...